Il 20 novembre 1989 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Per la prima volta furono enunciati in forma coerente i diritti fondamentali dei bambini di tutto il mondo e da allora ogni anno si celebra la Giornata Universale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. A Napoli l'evento è promosso dall'Assessorato alle politiche giovanili del Comune e dal Comitato regionale UNICEF, che lunedì 21 novembre coinvolgerà circa 20 scuole presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare. La giornata sarà animata da esibizioni canore, balli, laboratori creativi e sono previsti momenti di dibattito con gli esperti sulle problematiche dei giovani. Napoli è la città più giovane d'Italia. Napoli è la città dove si contano 250.000 giovani e 100.000 studenti universitari, quindi abbiamo un tasso alto e questa è la forza e questo è il valore aggiunto di questa città. Ed è il punto dal quale si può ripartire per la rinascita della città. Una giornata perché i grandi riflettano su quello che finora hanno fatto per i bambini e i ragazzi e quello che vogliono fare, e i bambini portino proposte, messaggi, denunce, quello che vogliono. Noi diciamo solo in bocca al lupo a tutti quelli che vengono, perché vada come vogliamo, cioè per la crescita continua di una città più partecipativa, più comunitaria.